Tragedia durante un'immersione nella grotta dei Fontanazzi a Solagna, muore un sub di 29 anni. Jihadista espulso a Padova, aveva legami con l'imam di Schio, allontanato dal paese 2 anni fa. Attacco del sindaco di Pozzoleone al presidente della provincia, è passato dall'accoglienza all'intransigenza. Centrale idroelettrica di Pian dei Zocchi, il presidente dell'Unione Montana Ferrazzoli dice pronti a combattere. Polemica infinita in quartiere San Vito, i 5 consiglieri uscenti accusano il sindaco, ha politicizzato la vicenda. La Befana arriva a Bassano, dolce caramelle per chi è stato buono, tanto carbone per la politica. A Piazzola sul Brenta ha rubato il Gesù bambino del presepe, appello della Proloco perché venga restituito. Buonasera a tutti voi telespettatori, come avete sentito una tragedia nel pomeriggio a Solagna. Un sub di appena 29 anni è rimasto incastrato nella grotta dei Fontanazzi. Una nuova tragedia in grotta in Vallata, questa volta però non siamo a Valstagna, siamo in territorio comunale di Solagna, la grotta interessata è quella dei Fontanazzi. La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi, vittima un 29enne di nazionalità polacca, Gregor Zbetiuk, che da alcuni giorni si trovava in Val Brenta con alcuni connazionali per effettuare delle immersioni, proprio come questa mattina, quando i 4 sono entrati ancora una volta nella grotta dei Fontanazzi. Qualcosa però oggi è andato storto. All'improvviso il 29enne è scomparso dalla vista dei compagni, che l'hanno trovato incastrato in un cunicolo a pochi metri dall'uscita. Dopo aver tentato invano di liberarlo, i 3 hanno dato l'allarme. 1,5 metri circa di profondità, probabilmente perché noi siamo in grado di fare solo delle ipotesi in questo momento sulle cause dell'incidente. Probabilmente ha sbagliato il percorso, il tragitto, ed è andato a incastrarsi in un anfratto. I suoi compagni hanno provato ad estrarlo e non ci sono riusciti. A quel punto l'hanno sagolato, ci hanno legato una corda che hanno portato fino all'uscita dell'ingresso e hanno chiamato i soccorsi. Non è facile perché è incastrato, a testa in giù, dentro un anfratto. Ma è una grotta pericolosa questa? È una grotta molto frequentata ed è una parte iniziale che è abbastanza tecnica, perché ha una fessura, diciamo, iniziale che scende almeno fino a una 20 metri, e dopodiché la grotta si sviluppa per una profondità che supera i 100 metri ed è molto estesa anche ed è una grotta molto impegnativa. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Solagna e il medico legale del San Bassiano Lorenzo Meloni. Quella di oggi è la prima vittima registrata nella grotta dei Fontanazzi, ora sotto accusa. Potrete pensare eventualmente di porre dei limiti a questa grotta dopo la prima vittima? Adesso bisogna un po' valutare, se non erro anche nel caso del Ponte Subiolo le immersioni sono ancora permesse. Quindi non dipende solo dal comune? Non dipende dal comune. La rete dei jihadisti è espulso a Padova nelle ore scorse, arrivava ad estendersi anche sul nostro territorio, sentite. Una rete in tutto il Veneto. Il marocchino che predicava la jihad, arrestato ed espulso a Padova, aveva contatti anche in provincia di Vicenza. Frequenti gli scambi di opinione con l'ex imam di Schio, espulso dal nostro paese un paio di anni fa. L'allerta interna sul fronte terrorismo si alza. Il Ministero dell'Interno ha diramato una circolare per chiedere controlli serrati nelle aree maggiormente frequentate durante il lungo weekend dell'Epifania. Nicola Finco, capogruppo della Lega Nord, chiede la collaborazione di tutto l'Islam moderato. Chi ha dei sospetti, anche minimi, dice l'esponente del Carroccio, li segnali alle forze dell'ordine, e poi ricorda come in regione si sia cercato di mettere un freno alle nuove aperture di centri islamici. Noi qualche mese fa abbiamo approvato una legge in consiglio regionale proprio per limitare l'insediamento di questi centri culturali islamici. Ricordiamoci che l'Islam non è una religione che professa tanto l'integrazione con le altre religioni, non professa tanto la pace. Purtroppo oggi tutti gli attentati che si sono visti in giro per Europa sono tutti di matrice islamica. Finco poi sprona il governo ad agire con maggiore concretezza sul fronte dell'immigrazione clandestina e ricorda che l'attentatore di Berlino era arrivato in Italia proprio su un barcone. Questo deve lanciare ovviamente un monito di allarme in tutto il territorio nazionale, perché sono migliaia i profughi barra clandestini che sono arrivati in questi anni, quindi secondo me da parte del Ministero dell'Interno ci dovrebbe essere una linea molto più dura, molto più ferrea, ma soprattutto accelerare i rimpatri.
Il sindaco di Pozzoleone, Giada Scuccato, attacca il presidente della provincia Variati sul tema dell'accoglienza ai migranti. Il suo, dice il sindaco, è un atteggiamento camaleontico. I dettagli. Beh, all'oggi troviamo il presidente della provincia Variati, sicuramente ambiguo, quantomeno nelle posizioni che assume sui giornali e che invece poi assume quando è di fronte ai sindaci, di fronte a noi. I giornali parlano in questi giorni di una chiusura da parte appunto della presidenza di Vicenza di fronte all'accoglienza e quasi di un pugno di ferro. Quello che abbiamo visto noi in tutti questi mesi non è sicuramente questo tipo di atteggiamento, anzi siamo stati richiamati più volte, sono stati più volte richiamati i comuni che non hanno scelto di aderire ai famosi patti o comunque convenzioni propinate dalla provincia di Vicenza e dalla prefettura quando si parlava di accoglienza 1 a 1000, 2 a 1000, diventata poi 3 profughi ogni 1000 abitanti. Questo non è quello insomma che ci è stato detto e che ci è arrivato fino a qualche settimana fa, quando ho detto c'è stata l'ultima riunione appunto spinta proprio dalla provincia di Vicenza. L'Unione Montana della Val Brenta contro la realizzazione di una centrale in quel de Pian dei Zocchi. È stata persa una battaglia ma non la guerra. Il presidente dell'Unione Montana Ferrazzoli non intende desistere o fare marcia indietro sulla centrale idroelettrica di Pian dei Zocchi. Abbiamo rinunciato al ricorso in Cassazione rispetto alla sentenza del Tribunale delle Acque per un motivo molto preciso, nel senso che tali censure che noi avevamo avanzato ve ne erano molte che secondo il Tribunale delle Acque si sarebbero dovute presentare in una fase successiva, essendo più questioni di merito e quindi in sede di impugnazione dell'autorizzazione unica, e quindi noi ci siamo riservati di farlo nel momento in cui questo provvedimento verrà adottato. La posizione dei comuni rivieraschi resta contraria. Non è in discussione la pubblica utilità di una fonte rinnovabile, ma la sua collocazione, la collocazione all'interno di un'area che è una palestra importante per la canoa, che sta dando dei risultati a livello internazionale e soprattutto che dà vita economica alla nostra valle in uno scenario economico che è cambiato nel corso degli anni. Oltre la centrale che vorrebbero costruire a pochi metri dal ponte di Bassano, si apre dunque un'altra partita che noi di Rete Veneta nei prossimi mesi seguiremo sempre nell'ottica di tutelare i cittadini. C'è la contrarietà del territorio a una siffatta opera in quel punto e quindi noi faremo tutto quello che è nelle nostre corde per impedirlo. E continua lo scontro a distanza tra i consiglieri uscenti del quartiere San Vito e il sindaco Poletto. Se ne facciano una ragione, il consiglio di quartiere San Vito non esiste più. Il sindaco Poletto risponde così alla lettera inviata e firmata da 5 ormai ex consiglieri. La storia, infinita e travagliata, continua a suon di carte intestate. Ma esiste ancora un comitato di quartiere San Vito? Perché girano comunicati con la loro carta intestata, dove prendono anche posizioni nette. Ma ufficialmente non c'è più il consiglio di quartiere, perché è decaduto quest'estate in seguito a una sfilza di dimissioni che si sono susseguite in modo molto veloce, che hanno portato il numero di consiglieri al di sotto della soglia minima, che è il 50%. I consiglieri ribelli evidentemente non ci stanno e hanno deciso di scrivere quello che dovrebbe essere l'ultimo atto prima delle nuove elezioni, per cui è stato avviato l'iter. Nel testo accusano il primo cittadino di aver voluto politicizzare la vicenda e di aver fatto passare il quartiere come un covo di vipere. Alla fine un monito. Tra 2 anni, scrivono, i residenti tireranno le somme rendendosi conto di come sarà San Vito e di conseguenza anche Bassano sapranno scegliere. I bassanesi hanno saputo scegliere 2 anni e mezzo fa, sapranno farlo benissimo anche tra 2 anni e mezzo. Il problema è un atteggiamento da parte di qualche persona estremamente litigioso, estremamente divisivo all'interno del Consiglio di quartiere di San Vito, che ha portato purtroppo, ripeto, una sfilza di dimissioni. Poletto vuole celebrare le nuove elezioni a febbraio e ricorda lo spirito con cui devono arrivare le candidature. Una realtà come quella di quartieri, che nasce e deve rimanere assolutamente dentro un ambito di volontariato, di buona volontà per darsi da fare per i propri concittadini del proprio quartiere, e quando cambia tipo di partecipazione, quando cambiano i rapporti, poi succede questo, che la gente che si fa avanti per darsi da fare poi si tira anche indietro. Tematiche sanitarie, allora diamo un po' di numeri. Nel 2016 il sistema trapianti del Veneto ha raggiunto risultati da record, con 579 trapianti effettuati, dei quali 489 da donatore deceduto e 90 da donatore vivente. Il numero più alto degli ultimi 10 anni. Lo rileva il rapporto annuale sull'attività di donazione. Gratitudine e riconoscenza, ha sottolineato il governatore Luca Zaia, vanno alla generosità dei veneti che hanno colto come mai
come non mai la grandezza di un gesto come la donazione e a tutte le associazioni di volontariato che si prodigano quotidianamente. Non è un caso che i donatori siano aumentati del 17% rispetto al 2015, così come non è un caso che nel solo 2016 ci siano state la bellezza di 17.000 nuove dichiarazioni di volontà alla donazione. E sempre in merito al tema sanitario continua a dedicarsi anche il nostro TG Linea Aperta di questa settimana, ponendo a voi telespettatori il seguente quesito: date il voto alla vostra ULS, quindi scrivete le vostre opinioni agli indirizzi che state vedendo in sovraimpressione. E un nuovo capitolo invece nel caso del falso ginecologo del San Bassiano Andrea Stampini, sentite. Bassano, dopo la sentenza della Corte dei Conti di Trento, il sequestro conservativo sui beni del sedicente ginecologo Andrea Stampini si è tramutato in un vero e proprio pignoramento. 483.000 euro quanto è stato condannato a restituire il falso ginecologo, pari alla somma dei redditi netti percepiti e rivalutati negli anni del suo incarico come primario all'ospedale di Riva del Garda. Una somma che presto potrebbe essere a dir poco moltiplicata, facile infatti immaginare che anche la Corte dei Conti di Venezia lo condanni a risarcire un'analoga cifra all'ULS di Bassano per i successivi 14 anni in cui Stampini è stato dirigente medico al San Bassiano prima del suo trasferimento all'ULS di Mirano Dolo. E dà un nome la donna deceduta nel tardo pomeriggio di ieri sul Ponte Nuovo a Bassano. Bassano ha un'identità, la donna deceduta ieri per un improvviso malore mentre alla guida della sua auto stava attraversando il Ponte Nuovo. Si tratta di Cinzia Iannello, 43 anni, residente all'ospedaletto Euganeo in provincia di Padova. Il dramma, come vi abbiamo dato notizia nei nostri telegiornali di ieri, è avvenuto attorno alle 18. L'auto su cui viaggiava la donna si è fermata all'improvviso. Alcuni passanti si sono avvicinati e hanno scorto la donna esanime. Inutile ogni tentativo di rianimare la 43enne. Sul posto, oltre ai sanitari, anche i carabinieri e la polizia locale, impegnata a regolare il traffico, rimasto completamente paralizzato per oltre un'ora. Temperature a picco e crescono i rischi per gli appassionati della montagna. Allora sentiamo alcuni consigli da parte degli esperti. L'allarme arriva direttamente dal Soccorso Alpino e Speleologico del Veneto, che visto l'improvviso abbassamento delle temperature invita tutti gli escursionisti a prestare la massima attenzione nell'affrontare gite in montagna. Molto spesso, ricordano gli esperti, la poca neve trasportata dal vento, la brina o l'acqua affiorante e poi ghiacciata si trasformano in lisce lastre di ghiaccio e anche i sentieri apparentemente innocui possono rivelarsi pericolosi. Il consiglio dunque è quello di indossare attrezzature e abbigliamento adatti e alle quote più alte di avere sempre con sé i ramponi. E andiamo a Rosà, dove ci sono sviluppi sulla rissa scoppiata ieri tra i due soci di un'autorimessa. Rosà è accusato di lesioni aggravate il 42enne originario di Tezze sul Brenta, che ieri mattina durante una furibonda lite per questioni economiche avvenuta in un'autorimessa di via Santa Chiara ha ferito il socio, un 43enne rosatese, colpendolo violentemente al capo con una mazzetta. L'uomo, rimasto a sua volta ferito nella colluttazione, è già stato dimesso dal San Bassiano, dove invece il 40enne è ancora ricoverato per accertamenti. Eventuali accuse a carico di quest'ultimo sono ancora in fase di valutazione da parte degli agenti del commissariato di Bassano. E arriva l'Epifania ed è tempo di bilanci. Dopo un anno di crisi e di tensioni sociali, chi si è meritato i dolci e chi il carbone? Allora lo abbiamo chiesto ai bassanesi sul Ponte di Bassano. Attenti alla Befana, nella notte dell'Epifania, a chi porterà i dolci e a chi il carbone? È stata avvistata qui a Bassano, noi siamo sulle sue tracce. Proviamola insieme. Aia. Mi sa che arriverà tanto carbone quest'anno. Spero anche per qualche politico. Non le saprei proprio dire a chi. Al governo sicuramente. Al governo? Ah sì. Bisognerebbe pensarci, non so. Un dolce di carbone alla Boldrini. Un dolce di carbone alla Boldrini. Dolce. Però di carbone. Di carbone. Una caramella. Mezza caramella. Amara però. Amara. Una caramella amara. No dolce. No dolce. Se no mi mangia subito. Non ci ricordo più. Caramelle lanciate come sassi. Come sassi. Che non fanno neanche tanto male, comunque prendiamo anche la carta. Ma lei ha derubato la Befana perché c'ha tutti i dolci. Guarda, questo c'è per Zaia. Questo è per Zaia. Aspetta, questo c'è per Zaia. Per chi è? Per Zaia. Per Zaia. La Befana viene di notte con le scarpe tutte rotte. Un cappello da Romana viene la Befana.
scusi, ha visto la Befana? Certo che sì. Dove? Andiamo per di là. Andiamo, grazie. Buongiorno, stiamo cercando la Befana. È passata di qui per caso? Certo che è passata. Ed è venuto a prendere anche i doni per i cittadini. Una buona bottiglia di vino, così bevono per dimenticare. Bevono per dimenticare. E invece i politici? Ai politici invece è venuto a prendere del formaggio. Questo formaggio qui? Questo formaggio qui, così sale il colesterolo e scende lo spread. Ed ecco che finalmente abbiamo trovato la Befana che sta rimestando nel carbone. Eh sì, lo sto preparando. Chi lo porta questo carbone? Lo porterò stanotte a Renzi e a tutti i suoi colleghi di Roma. Il tesoro della Befana. Eccolo qui. Stiamo preparando la calza per il ponte di Bassano. Stiamo sorprendendo le Befane proprio nel momento in cui stanno per decollare. Ma dove andate? Stiamo andando a dare un bel colpo di scopa a tutti i politici. Brutale. Brutale. Speriamo che cambi il meglio. E con questa perla chiudiamo. Chiudiamo. Furto del bambino Gesù dalla presepe di Piazzola sul Brenta, un atto vandalico contro il presepe a misura naturale allestito in piazza Camerini. Piazzola sul Brenta. Il presepe a misura naturale resta senza Gesù bambino. La statua di resina è stata rubata dalla capanna. I vandali hanno agito coperti dal buio dopo lo spegnimento del Christmas Village e sono spariti nel nulla. Il village è stato scoperto dai volontari della Proloco che ogni tanto passano a vedere se il presepe sotto il grande albero della piazza sia in ordine, visti gli atti vandalici del passato. Resta da capire se le telecamere comunali all'ingresso della piazza abbiano registrato qualcosa. La Proloco ha messo nella culla vuota un cartello nella speranza che la statua rubata ricompaia per l'Epifania. E torna questa sera come ogni giovedì Focus dedicato ai veneti schiacciati dalla crisi, quindi con il nostro direttore Luigi Bacialli e anche Mirella Tuzzato. Vi ricordo invece domani Epifania, la nostra programmazione alle 8.05, consueto appuntamento giornaliero con Sveglia Veneti, alle 10 la Santa Messa dal Santuario di Motta di Livenza, alle 15 il Santo Rosario, alle 21.05 nuova puntata di Focus con tantissimi ospiti. Ora vi lascio al nostro presepe che è stato realizzato in Contracarlessi a Romano d'Ezzelino, poi alle previsioni del tempo. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata. Arrivederci. Per domani cielo in genere sereno o al più poco nuvoloso, precipitazioni assenti salvo occasionali spruzzate di neve nelle prime ore sulle Dolomiti. Per le temperature prevarrà un calo, anche sensibile, riguardo ai valori massimi in pianura. Fasi di vento ancora abbastanza significativo dai quadranti settentrionali, specie in quota e localmente sulla costa, con possibili episodi di fön nelle valli nonché occasionalmente sulla fascia pedemontana.